il referendum svoltosi ieri in Ungheria per chiedere agli elettori se volevano o non volevano accettare i rifugiati è dunque fallito. Fallito da un punto di vista legale, in quanto, come sappiamo, non è stato raggiunto il quorum del 50% più uno. Per altra parte, la maggioranza di coloro che sono andati alle urne hanno espresso voto contrario all'accettazione degli immigranti e questo evidentemente sarà valutato dal governo Orban, il quale ha voluto con determinazione questo referendum nella speranza, per loro era certezza, che vi fosse il quorum e che la stragrande maggioranza fosse contraria all'accettazione degli immigranti. Va detto che questo problema è sorto in seguito alla decisione del Consiglio europeo di avere una ripartizione nei vari stati dell'Unione Europea in base alla popolazione, in base alla situazione economica, eccetera. Una decisione assunta da una istituzione dell'Unione Europea, da un insieme dei capi di Stato e di Governo. Certamente si potrebbe dire molte cose su questa decisione, considerando che bisognava avere forse un coinvolgimento dei governi nazionali o dei parlamenti nazionali, eccetera. Va detto che ci troviamo non in una crisi in questo momento, ma ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale. Di fronte a queste situazioni abbiamo bisogno dei politici, i quali sappiano assumersi molte responsabilità e non pensare solamente alla conservazione, diciamo, del proprio posto, non solo all'obiettivo di essere rieletti. È necessario che abbiamo dei politici i quali con coraggio e lungimiranza, quel coraggio e quella lungimiranza che fu nei padri fondatori dell'Unione Europea possano operare per il futuro, per le future generazioni. Così non si fa. Non si può pensare ad un futuro nell'Unione Europea erigendo muri, anche perché con muri, con reticolati, eccetera, non serviranno a niente, perché di fronte alla disperazione nessuno fermerà questa gente. E se non sapremo gestire questo fenomeno, saremo da questo fenomeno travolti. Alvar ha detto inoltre che da un punto di vista politico, diciamo, un politico non deve evidentemente pensare al contingente, un politico non deve essere un notaio che prende atto, registra solamente quello che vuole la gente e poi si muove di conseguenza. Certo, in democrazia il potere del popolo, ma un politico deve presentarsi alle elezioni, avere delle idee e poi fare delle analisi e capire che cosa è meglio per il futuro del suo popolo. In questa maniera non si può portare avanti il processo di Unione Europea, un progetto che è l'unica soluzione per il futuro della nostra generazione. Un progetto, l'Unione Europea, che è un gioiello molto molto delicato e prezioso e anche un piccolo graffio potrebbe comprometterlo.